adesso passiamo alla conferenza vera e propria. Massimo Tettamanti. Grazie a tutti. Io vi ringrazio per questo caloroso benvenuto, non mi era mai capitato. Mi sento un po' una rockstar e sono un po' emozionato. Prima è venuto un mio carissimo Enrico, un mio carissimo amico di Genova, che mi ha spesso aiutato a portare fuori degli animali dal laboratorio. È venuto a dire: hai una bella responsabilità, vedi di non dire cazzate. E io ho detto: questo rischio non c'è, perché io è sicuro che le dica. Perché vi dico questo? Perché tutto quello che dirò oggi è... tutto quello che dico, mi assumo la responsabilità di tutto quello che dico, e ringrazio chi ha organizzato questa manifestazione favolosa, bellissima, era veramente tanto tempo che non si vedeva, in più in un posto come Udine che non è semplicissimo da raggiungere. Vedo un cartello qui dalla Basilicato, ho incontrato prima degli amici da Cagliari, c'è gente dalla Puglia che viene, da Roma. Perché è importante? Perché è importante tutto questo? E perché io voglio dire che tutto quello che dirò è totalmente a mia responsabilità e non degli organizzatori, perché io mi occupo di vivisezione da tantissimo tempo, sono un cosiddetto antivivisezionista scientifico, cioè colui che attacca la vivisezione da un punto di vista scientifico, considerandola una pratica antiscientifica e di conseguenza esclusivamente crudele. Mi occupo di sviluppo e diffusione di metodi alternativi, e questo è vero, questo è il mio ruolo formale istituzionale, però il mio ruolo etico è diverso. Il mio ruolo etico vede come punto più nobile della lotta contro la vivisezione il fronte di liberazione animale, l'Animal Liberation Front, che per me siccome abbiamo i tempi un po' limitati, vi chiederei di applaudire alla fine o di fischiarmi alla fine, come preferite, però qualsiasi cosa alla fine. Perché dico questo? Perché in un mondo dove la propaganda pro-vivisezione è meglio sacrificare un topo che non un bambino, e questo lo sapete tutti benissimo, chi rischia la propria libertà personale, rischia tutto quello che ha della vita per liberare dei topi, delle specie che normalmente le persone vedono come schifose, di ribrezzo, è per me il punto più alto e più nobile della lotta contro la vivisezione. Concordo con quello che è stato detto prima da Gianluca, nella diversità però abbiamo la nostra forza, quindi mia opinione è quella che la vivisezione vada attaccata in tutti i modi, anche i più diversi. L'importante è che l'obiettivo finale sia esattamente quello. Credo che questo sia ciò che... Ah, gruppo di Varese, sono di Varese. La cosa più importante, perché è importante una manifestazione come quella di oggi? Perché sappiamo tutti, è stato detto anche da Carla Rocchi prima, che in questo momento stiamo vivendo un momento storico che non ha precedenti nella storia italiana, nella lotta italiana contro la vivisezione. Un tempo fare queste manifestazioni i comuni osteggiavano e le impedivano, in questo momento danno il patrocinio. Come ha detto Massimo Comparato prima, chi ci osteggiava in altri casi in questo momento è indagato. Questo è già fondamentale. Seconda cosa, e faccio una precisazione, purtroppo Green Hill non è chiuso. Green Hill in questo momento non è neanche più sotto sequestro come struttura, però sono per fortuna sotto sequestro, però è vuoto, giustamente, è assolutamente vuoto. Quello che c'è però è che non gli è stata ancora ritirata l'autorizzazione, quindi è verissimo, dobbiamo attaccare Arlan nel prossimo obiettivo, ma non è chiuso, non è finito Green Hill, tenetelo sempre presente e non adagiamoci su quelli che sono stati i risultati positivi. Mi aggiungo al fatto che Green Hill è stata una campagna per me di esempio, perché c'era di tutto e di più. C'erano le guardie zoofile che sono entrate, c'erano persone che manifestavano, c'era chi ha organizzato manifestazioni, conferenze, di tutto e di più, e tutte queste cose hanno contribuito. Ma anche una cosa che ha contribuito, è il caso di dirlo, è stato il fatto che alcuni ragazzi sono entrati, hanno spaccato, hanno preso le tasche.
perché? Perché a seguito di questa azione, ci sono state delle indagini, cosiddette indagini a difesa di questi ragazzi, che hanno contribuito a quella che è l'attuale situazione di sequestro che è avvenuto. Per cui guardate come da un'azione di totale illegalità, e ripeto, orgogliosamente illegale, si è arrivata a una situazione dove è venuta fuori quella che è la realtà dei fatti e ha portato a un sequestro. Per cui, come potete vedere, che lavorare nel campo giuridico, lavorare nell'attivismo, lavorare organizzare, lavorare nella sensibilizzazione sono stati tutti tasselli, secondo me, importanti che hanno portato a questo risultato. Non è finita. E comunque, quando quella sarà finita, perché voglio vedere se ridanno l'autorizzazione per iniziare, che cosa succede? Lì diventa una situazione non più contenibile. Se pensate che questa sia un'istigazione a delinquere, è esattamente così. Vi chiedo però di farlo alla fine, perché il prossimo obiettivo è Arlan. E Arlan, molti di voi conoscono la vivisezione, sanno che cos'è, magari non sono mai entrati in un laboratorio, ma hanno un'idea di quello che è dai filmati, dalle foto, da quella che è la campagna antivivisezionista che porta avanti i comitati, le associazioni o i singoli. Ma ancora la vivisezione è una delle cose più crudeli che esistano, con la scusa della ricerca scientifica, quella freddezza nel riferire sugli animali è la cosa peggiore, ma ancora più perverso è il sistema giuridico internazionale che non solo permette la vivisezione, ma la impone anche a chi scientificamente non sarebbe d'accordo a farla. Ovvio, io sono contrario, quindi io non andrò mai a lavorare in certi posti e anzi, quando cercavo di avvicinarmi per far casino venivo licenziato immediatamente, non so perché, ma andava così. Però chi lavora in certi ambiti non è animalista nel cuore, fa sperimentazione e dichiara: guardate, io sono anche contrario scientificamente, ma la legge mi impone di farla. Quindi ovviamente non un cuore animalista, ma per spiegarvi un perverso meccanismo che permette in realtà di commercializzare qualsiasi veleno. Mi sa che sta fischiando tutto, era meglio prima. Non si sente niente di niente, è quello. È così, fa niente, tanto dico solo cazzate, non c'è problema. Che cosa succede? Succede che in questo momento quello che è noto è Green Hill, quello che è meno noto è ad esempio una delle proposte di legge in Regione Lombardia su cui si stanno discutendo, che non sono leggi contro la vivisezione, come sono quelle che teoricamente piacciono a noi, le nostre sono la vivisezione abolita da adesso, punto. Ovviamente non è possibile per vincoli internazionali, ma è in dibattito una legge per me importantissima a livello regionale, ma un precedente fantastico a livello, in questo caso mondiale, dove tradotto si dice: i soldi della regione, invece di darli alla vivisezione, li diamo a degli altri metodi alternativi. Potete capire come lo spostamento dei soldi sia in realtà l'unico modo per... Finché sarà così economicamente vantaggiosa la vivisezione, sarà impossibile discutere serenamente a livello scientifico di questo punto di vista, perché la direttiva europea che è stata appena approvata non tiene conto di 25 anni di congressi medici, di congressi scientifici, di ricerche scientifiche tecnologicamente innovative. Quindi a livello scientifico non si riuscirà a sfondare, a livello giuridico non si riuscirà a sfondare, a livello etico ci troveremo il muro, meglio sacrificare un topo che non un bambino. L'unico discorso a livello economico, si può fare in due modi: o bloccare a livello giuridico dei finanziamenti e quindi diventa conveniente fare altro e non fare vivisezione, oppure fare capire a chi fa queste cose che non ha più la vita tranquilla, non ha più la vita facile. E la manifestazione di oggi è esattamente obiettivo, è lanciare un messaggio del tipo: finora vi è stato comodo, finora ci avete guadagnato, attenzione che le cose possono cambiare, attenzione che ci possono essere non solo delle proposte di legge, ma dei movimenti a livello popolare che possono iniziare a dire: guarda che non vivi più bene, guarda che non lavori più con questa tranquillità. Quando mi dicono che non è giusto fare questi discorsi perché si parla di persone con famiglie, io dico: io, il mio obiettivo è salvare gli animali che sono dentro, e di quello che fanno
basta cambiare lavoro. Comunque, perché allora si deve giustificare la criminalità organizzata perché dà lavoro. È lo stesso principio. Non voglio con questo paragonare chi fa vivisezione con chi fa criminalità organizzata, perché indubbiamente i morti sono molto maggiori nella vivisezione. Quindi sarebbe scorretto nei confronti della criminalità organizzata un confronto di questo tipo. Sto parlando di numeri e di numero di morti, non sto parlando di un discorso etico, sto parlando di quelli che sono i morti ufficiali creati dalla criminalità organizzata, dei morti ufficiali che sono creati dalla vivisezione. Si sta parlando di livelli dimensionalmente diversi e quello della vivisezione è molto peggiore. Ovvio, non si occupa di persone perché i morti diretti sono gli animali, e quindi il problema è questo, il problema è che i morti umani della vivisezione sono indiretti, non sempre li riesce a collegare direttamente alla vivisezione. Ma oggi qui non voglio fare un discorso scientifico, voglio fare un discorso più sociale, dicendo ancora due o tre cose. Quello che molti di voi ancora meno sanno è che, oltre a queste proposte di legge, oltre a Green Hill, in questo momento è un momento magico per bloccare delle singole sperimentazioni su animali. Recentemente ne sono state bloccate tre, questa non è notizia diffusa, e sono stati portati fuori, non ancora completamente, ma da qui all'8 di ottobre dovranno uscire tutti, 1045 ratti da laboratorio. Ne approfitto per dire, siccome qua c'è il mondo intero, per tutti coloro che abitano in regioni del nord fino a Toscana e anche centro fino al Lazio, Emilia, se qualcuno può, scusate lo stacco pubblicitario, se qualcuno volesse aiutare nella sistemazione di questi animali, sono solo 1045 ratti, cosa volete che sia, per cui chi si chiede l'aiuto di tutti per, anche per farlo, chi fosse disponibile alla fine, quando abbiamo finito, venga qua, ci sono dei ragazzi che con cui stiamo organizzando il salvataggio degli animali, venite qua, lasciate il nome e tutto quanto e ci pensiamo. Finito lo stacco pubblicitario, ma sapete, cioè, nella comunicazione moderna la pubblicità è veramente assolutamente fondamentale, quindi è veramente un momento storico pazzesco. Mi permetto di dire una cosa che normalmente non viene detta. Quello che tanti non sanno, magari manifestazioni come quella di oggi si notano, come se si notano, cioè l'hanno notata tutti, ed è facile farsi notare in manifestazioni, ma ci sono state anche in passato delle azioni non così eclatanti, ma che hanno avuto un ruolo sociale pazzesco. Tanti anni fa non si sapeva neanche cosa fosse la vivisezione. A un certo punto il mondo ha scoperto che anche i cosmetici erano testati su animali. Che cosa è cambiato? È cambiato che una serie di persone, principalmente donne e ragazze, iniziava ad andare nei negozi, nelle erboristerie, nelle farmacie, nei supermercati e iniziava a chiedere il prodotto non testato su animali. Questo discorso ha creato poi tutto quel filone del non testato che si è evoluto in mille modi, e questo ha permesso alle persone di sapere, di avere una lista di prodotti dove andare a prendere e dove non andare. In questo momento ad esempio è qui presente la LAV, per cui se uno ha la lista dei prodotti certificati ICEA può andare tranquillamente a prenderlo. Tra l'altro c'è qui, avevo visto prima, dottoressa Michela qua, se per caso dopo si volesse approfondire questo tema, cioè comunque la conoscete probabilmente tutti, quindi la lista dei cosmetici positivi, la lista che si può prendere. Adesso c'è questo, ma che cosa è successo? È successo, e lo dico soprattutto alle donne, alle ragazze qui presenti, che avete smesso di rompere. Quando tutte quante andavate a chiedere il prodotto non testato, a livello di Parlamento europeo, non nazionale, la vivisezione non è nazionale, è internazionale, a livello di Parlamento europeo, anche a seguito di questo, si è creato un centro che è il centro ECFAM, che aveva il compito di validare dei metodi alternativi. Se questo centro non dice questo metodo è valido, non si può sostituire il corrispondente esperimento su animali. Finché non c'è questo passaggio, la vivisezione sarà vincolante da normative internazionali. Questo passaggio è stato messo un attimo in crisi e c'è la proposta europea che vuole abolire completamente l'uso degli animali nella cosmesi, sapete, quella proposta che si sta continuando a rinviare e che parzialmente è stata ottenuta, non completamente, e non si sa quando ci sarà la completa
la completa abolizione del numero dei professori animali per i cosmetici. Che cosa ha creato questo? Ha creato il fatto che tanta gente andava e rompeva le scatole. E io voglio il prodotto non testato, e la commessa non ne sapeva niente, e la ditta non ne sapeva niente, il farmacista non ne sapeva niente. Quindi contattavano perché iniziavano ad avere troppi clienti che scassavano i maroni. Quindi cosa succede? È successo questo. Da quando però ci sono tutte le liste ed è facile fare gli acquisti, benissimo che ci siano, non sono contrario, anzi sono totalmente favorevole, però si è persa questa spinta popolare che va a rompere. E cosa succede? Che in realtà siamo ancora ad aspettare una legge che blocchi definitivamente l'uso di animali nella cosmesi. E il centro Ecfam all'inizio non funzionava, non validava niente, poi è arrivato Thomas Hart, hanno fatto un errore clamoroso. Hanno messo a capo di questo centro che regolamenta il futuro della vivisezione, hanno messo un farmacologo onesto. Questo farmacologo si chiama Thomas Hartung, è dell'Università di Costanza, ha guardato tutti i dati e ha detto: no, ma scusate, ma qui c'è qualcosa che non va, qui ci chiedete di validare dei metodi e confrontarli con un metodo come la vivisezione che è arcaico e che è cattiva scienza. Quindi fa delle interviste anche alla rivista Nature e dice: guardate, la vivisezione è cattiva scienza, qui dobbiamo cambiare culturalmente tutto. Bravissimo, fa partire tutte le validazioni dei metodi e dopo pochissimo tempo viene allontanato. Questo è assolutamente vero, mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Spero tanto che prima o poi qualcuno mi denunci, perché poi vincere in tribunale pregherebbe giurisprudenza contro la vivisezione, per cui invito sempre a denunciarmi. Il concetto di base è questo: chi stava, era arrivato nel punto giusto, chi aveva la competenza scientifica, chi aveva l'idea, aveva le informazioni per cambiare il tutto, ha iniziato questo cambiamento ed è stato eliminato. Ma tutto questo nasce da tutte le volte che avete rotto le scatole nel negozio, per cui quello che vi dico è di fare tornare a sentire la vostra voce, non solo alle manifestazioni come oggi, ma oggi voi andate con la vostra lista, tanto sapete già cosa prendere, ma perdete 10 minuti, un quarto d'ora a dire: ma scusate, ma questo è stato, ma c'è ancora la legge, ma come, ma no, allora prendo e vado da un'altra parte. Andate da un'altra parte e prendete quello per cui eravate già uscite di casa e sapevate bene come prenderlo. Questo vuol dire che se fate così, se si torna a fare in questo modo, abbiamo manifestazioni come quella di oggi quotidiane, è un continuo, è questo che cambia. Guardate, cioè, lo so che magari detto da me sembra una contraddizione, ma guardate che i metodi alternativi, lavorare sui metodi alternativi in questo momento sì è importante, è fantastico, ma i metodi alternativi ci sono già. Infatti noi non investiamo più soldi per lo sviluppo, investiamo pochissimi soldi per la diffusione, facendo dei corsi e tutto quanto, perché tutti coloro che non sono obbligati dalla legge magari si riescono a convincere e si riesce a bloccare. Quindi quando io parlo di sperimentazioni bloccate, parlo di quelle che non sono vincolanti da un punto di vista giuridico. Per cui in medio alternative ci sono già le proposte di legge che potrebbero cambiare le cose, ci sono, c'è già tutto. Non serve lavorare su questo, manca il fatto economico, manca il fatto sociale, manca una spinta sufficientemente forte per battere quel sistema perverso che permette alle industrie di dire: ok, l'ho testato sull'animale, l'animale sta bene, quindi lo do all'uomo. Poi dice: ho testato su animali, gli animali sono morti, quindi lo posso dare comunque all'uomo, perché tanto l'uomo e gli animali sono diversi. Questa è la legge attuale. Per i farmaci, dopo aver testato sugli animali, bisogna trovare i volontari sani per sperimentare, che sono le prime vere cavie, perché sono umani, hanno un metabolismo sano, quindi non alterato da patologie, ed è così. Se sugli animali i risultati sono positivi, gli animali non stanno male, si sperimenta sui volontari sani. Se gli animali sviluppano tumori, sviluppano gravi patologie, muoiono, comunque si sperimenta sui volontari sani. Quando vi dicono: se non ci fossero gli animali dovremmo sperimentare sull'uomo, è una cazzata, è un qualcosa di antigiuridico, perché già la legge impone la sperimentazione sull'uomo e la impone indipendentemente da quelli che sono i risultati ottenuti su animali. E questo è il sistema perverso. Guardate che il secolo scorso, quando è iniziato questo sistema pazzesco, c'era più logica, perché provavano sugli animali, se l'animale stava bene sperimentavano sull'uomo, se l'animale moriva non sperimentavano sull'uomo. Cioè era eticamente
per noi inaccettabile, siamo d'accordo, ma una logica c'era, la logica era proteggo l'uomo usando l'animale. Adesso che hanno scoperto che l'animale, cioè la logica c'era ma il metodo era un metodo sbagliato da un punto di vista scientifico, adesso che si sono accorto che è antiscientifico, che cosa fanno? Invece di cambiare la legge e dire ok, non siamo più nel 1926, siamo nel 2012, guardiamo cosa c'è a disposizione a livello tecnologico, no, sono fermi a una legge del 1926 che permette di sperimentare qualsiasi cosa, proprio perché dicono l'animale e l'uomo sono diversi e quindi non c'è bisogno di stoppare la commercializzazione di sostanze pericolose per gli animali. Questo è il sistema perverso, che addirittura il fatto che sia un metodo scientificamente inaffidabile, invece di modificare il tutto, rafforza il sistema industriale e di potere economico che è tuttora presente a livello in questo caso planetario. Questo è il disastro ed è solo un fatto economico, non è scientifico. Scusate, io sono uno passionale, cioè prima mi hanno detto siediti e non ce l'ho fatta perché sono talmente tanta adrenalina aver sentito il corteo che arrivava che non sono neanche riuscito a sedermi. Io sono un passionale, sono un combattivo, io non vado bene in conferenza, io vado bene in dibattito, cioè datemi qualcosa, sono 10 anni che non riesco a fare un dibattito, cioè sono una pentola a pressione perché sono 10 anni che non riesco a umiliare un vivisettore. Ovvio che adesso voi dovete credermi. Mi dovete credere, magari mi volete anche credere, siete tutti contenti, però il concetto di base sarebbe molto più efficace avere la controparte, non tanto per voi, ma per tutte quelle persone che sono ancora dubbiose, tutte quelle persone che martellate da campagne mediatiche e culturali a favore della vivisezione hanno dei dubbi, hanno dei problemi a affrontare questo tema. Ovvio che lì i dibattiti sarebbero forti. Qui viene fuori il nome di Garattini, non so perché. Settimana scorsa, Garattini è il responsabile del centro Mario Negri, uno dei più importanti centri vivisettori, nonché da anni portavoce della vivisezione in Italia. Gianluca, Felicia Di Carlo, Massimo. Scusatemi, solo un secondo solo vi rubo. Grazie, grazie mille. Io sono commosso, non so più. Grazie. Questo fiorellino, la bimba che si chiama Chiara che se ne sta andando, ha fatto una donazione al banchetto dell'altra piazza per la ricerca e ha cooperato questo fiorellino e ha fatto delle iscrizioni che io adesso senza occhiali non vedo, ma forse tu le leggi e mi farebbe piacere che magari alla fine tu le leggessi. Grazie. Grazie. Per la ricerca, scusa. È della serie piccoli antivivisezionisti crescono e crescono bene. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Ah, Garattini, oh, come si può dimenticare Garattini? Da sempre, chi è in questo ambiente da tanto tempo lo conosce benissimo. Ho avuto il piacere di essere con lui in commissione, in audizione presso la regione Lombardia settimana scorsa per quella proposta di legge che c'ero. Potevo incontrare Garattini, 10 anni che una bomba, cioè c'era il timer che stava per farmi esplodere, se n'è andato via prima. Giuro. Ve ne racconto un'altra. Pochi anni fa, presso la regione Emilia-Romagna, si è legiferato per vietare l'utilizzo di cani e gatti nel laboratorio di vivisezione. Chi è attivo in questo momento se la ricorderà, una legge che purtroppo è caduta perché una regione non può legiferare contro il nazionale. In quel caso i politici che avevano organizzato questa proposta di legge hanno organizzato una conferenza pubblica alla cittadinanza per spiegare le ragioni del no e le ragioni del sì alla vivisezione. I politici erano da una parte di Forza Italia, ai tempi c'era Forza Italia, e dall'altra parte dei Verdi, quindi proprio la destra e la sinistra, maggioranza e opposizione, erano uniti, quindi non era politicizzato da un punto di vista partitico. È stato invitato, hanno cercato di fare un 2-2 davanti al pubblico come voi oggi. A favore della vivisezione è stato invitato Garattini, sono stati invitati tutti, non si è presentato nessuno. Da parte nostra c'eravamo io e il dottor Stefano Cagno,
agguerriti, pronti anche lì. Io mi preparo psicologicamente per lo scontro a fuoco e poi rimango delusissimo perché poi parlo in realtà da solo. E quindi parlare da solo, guardate che è peggio, perché vabbè, oggi siamo tutti qua, è ovvio che qualsiasi cosa dico voi mi applaudite, ma con un pubblico che non è competente, che non sa nulla, essere da soli sei poco credibile, perché qualcuno dice ma io ho sentito al telegiornale oppure mi hanno detto questo, quindi è meno efficace. E infatti loro cosa fanno? Non vengono invitati dai politici davanti alla cittadinanza per difendere qualcosa. Dicono che noi antivivisezionisti siamo quelli che non ce ne frega niente dell'uomo e vogliamo solo difendere gli animali, e dell'uomo non ce ne frega niente. Quindi secondo loro noi siamo degli stragisti. Noi vorremmo che i malati morissero, vorremmo che le persone si ammalassero, morissero senza cure, questo è come ci dipingono. Ma se veramente lo pensassero, altro che non venire alle conferenze, ma in situazioni come questo, ma vieni qua e mi umili pubblicamente su ambiti che magari non sono i miei. Viene qualcuno che è uno specialista in neuroscienze, non è il mio argomento, quindi sarebbe mille volte avvantaggiato. Vieni qua, mi umili e in qualcuno di voi magari a quel punto ci potrebbero essere dei dubbi su questo, ma il fatto che non si presentano mai... Hanno paura! Non solo, ma cioè, o stanno mentendo e sanno che quello che stanno dicendo, cioè che noi siamo per la ricerca pulita, tecnologicamente innovativa del 2012, loro sono del 1900. Questo, scusate, no, lasciatemi finire. Questa è la differenza. Ma se loro veramente pensassero che noi siamo delle persone che danneggiano la scienza, danneggiano la vita, anche umana, danneggiano tutto, e allora a questo punto vieni e ti fai sentire, perché se pensi che io sia uno stragista che vuole lasciare morire persone, ma vieni e mi umili. Quindi o non credono in questo discorso o sono dei vigliacchi, perché se ci fosse qui, se ci fosse una conferenza, sì, lo so che lo fanno per soldi, ma vieni e umiliami. Se ci fosse una conferenza di un gruppo di pedofili, tutti noi saremmo qui a massacrarli. Questa è la differenza fra noi e loro. Che loro adesso aprono i blog, è fantastico. Ha detto bene Carla Rocchi prima. È un momento storico dove loro hanno paura, sono in difficoltà. Un tempo loro avevano tutti i telegiornali, tutti i mass media, e noi avevamo internet, e si creavano le prime cose, alcune fatte bene, alcune fatte male, non importa, ma si creava un qualcosa. Adesso sono loro che aprono i blog, i forum e i siti, prove in sezione. Non era mai successo, è la prima volta che sono così in difficoltà da fare campagne eccetera. Lo so perché mi viene girato, io non sono quasi mai su internet, ma mi viene girato quante volte mi danno del cialtrone, del ciarlatano e altre cose, e io ne vado strafiero. C'è chi mi scrive dicendo guarda che ti hanno insultato in questo modo, io tutto contento. Quando c'è stata poco tempo fa la conferenza, dico questa cosa e poi chiudo, quando c'è stata poco tempo fa la conferenza a Montichiari contro Green Hill, gli organizzatori mi hanno avvisato dicendo guarda che su questi siti stanno dicendo che verranno in massa, a contrastarti per questo. Io, 10 anni di astinenza, potete capire che voglia avessi. E non sono venuti perché poi hanno commentato, ma hanno commentato dai blog, non si sono esposti, non sono venuti a fare delle opposizioni. E perché non possono farlo? Perché quando facciamo le conferenze, non solo io ma tutti, quando facciamo le conferenze contro la vivisezione, non citiamo neanche gli antivivisezionisti, citiamo gli stessi vivisettori che sui bugiardini, sui fogliettini illustrativi dei farmaci dichiarano ma il metabolismo degli animali è diverso, non abbiamo esperimenti sull'uomo, quindi non sappiamo cosa succederà nell'uomo perché abbiamo solo risultati sugli animali. Basta citare quello che loro dicono in ambiti privati per sputtanare quello che dicono in ambito pubblico. Noi... ce ne sono un sacco, non c'è bisogno. Se siete qui oggi, io non devo convincervi che la vivisezione è soltanto una crudeltà. Dopo è scontato questo, se qualcuno avesse dei dubbi venga poi qua. Perché vi sto dicendo tutto questo? Perché in questo momento storico dove vinciamo alcune battaglie, dove Green Hill viene posto sotto sequestro, dove si discute, un tempo discutere di spostare i soldi dalla vivisezione ad altro era un'utopia, ma chi
chi è da tempo in questo discorso sa benissimo che era una cosa pazzesca, perché lo fanno per soldi, quindi togliergli i soldi per loro è la cosa peggiore in assoluto, erano tutte utopie. Adesso in questi anni li abbiamo bloccate, in Italia sono state più di 100 le sperimentazioni bloccate, animali portati fuori legalmente dai laboratori sono stati 9.644. Questi, e parlo solo di quelli che sono stati recuperati in maniera completamente perfettamente legale. Noioso, però bisogna fare anche questo, insomma. Comunque questo come principio è fondamentale, è un momento pazzesco, il che carica tutti noi di una responsabilità immensa. Perché se noi lasciamo cadere questo momento, se non sfruttiamo questo momento, se non lo portiamo a non essere una serie di vittorie, ma non lo portiamo a una direzione veramente per vincere la guerra, se perdiamo questo momento ci vorranno 50 anni per averne un altro. Quindi sappiate che in questo momento è fondamentale mai fare cadere la tensione. Se dovesse essere chiuso Green Hill completamente, benissimo, non deve essere una cosa per adagiarsi, ma per veramente aumentare in maniera esponenziale la protesta, perché vi dico, a livello propositivo siamo già strapreparati, quello che manca è il fatto che questi qua abbiano addirittura quasi paura di continuare a fare il loro lavoro. Questo è l'unico modo per cambiare le cose. Vi ringrazio, grazie mille.